Giocavamo contro una grande squadra, una squadra costruita per obiettivi nettamente diversi dai nostri. Noi ci abbiamo provato. In una giornata dove non siamo riusciti magari a vincere, siamo stati bravi a non perdere. E una squadra matura lo si vede anche da questo aspetto. Per cui io credo che la squadra per 90 minuti, al di là che poi hanno messo dei giocatori freschi, sono riusciti magari ad avere un paio di situazioni il Torino, però la partita è sempre stata in equilibrio e credo che anche noi alla fine con De Sena e una volta con Barella siamo arrivati vicini. E ci sta. E io vedo sicuramente un aspetto positivo dopo questa partita. È stata una gara difficile, dura, dove la squadra ha speso tanto ed è riuscita a portare a casa un risultato positivo. Da domani cominceremo a preparare il Frosinone senza Castro, ma non dobbiamo per questo, è un dispiacere per lui, è un dispiacere per tutti quanti. Però non dobbiamo andare oltre, dobbiamo trovare le giuste contromisure, sapere che dobbiamo continuare a far bene e continueremo a far bene. Questo non, adesso, da domani cominceremo a lavorare in funzione di questo. Purtroppo la tegola di infortunio suo è stata anche un po' un contraccolpo un po' per tutti, perché è stata veramente alla fine di un allenamento ieri e ha lasciato il dispiacere nel vedere, insomma, perché ci siamo resi conto subito che la situazione non era quella, insomma, che poi abbiamo visto si è verificata. Per cui, ripeto, è stata una partita strana che anche un po' condizionata da quell'episodio, condizionata dal maltempo, condizionata da un Torino che voleva fare il risultato a tutti i costi e la squadra ha reagito bene. E da domani cominceremo a preparare il Frosinone.